Bene, benvenuti. Cominciamo oggi questa serie di appuntamenti, invito alla lettura, che riguardano alla seconda parte della mattina e il primo pomeriggio la presentazione di alcuni libri. Sono accoppiati e oggi, questa mattina abbiamo due libri, due esperienze lontane nel tempo ma molto vicine nel cuore, nella genesi e nelle opere. Iniziamo con il libro Diario di Sandra, della editrice Ancora, che è stato curato da Francesco Zanotti, che ringrazio, è il vice direttore del Corriere di Cesenate. Facciamo un applauso di benvenuto. Abbiamo con noi Don Oreste Benzi, che salutiamo con grande affetto e calore. Oreste Benzi, che fa una prefazione a questo diario di questa ragazza Sandra e che è il padre spirituale dell'esperienza di questa ragazza, e dunque è strettamente connesso, profondamente legato a questo libro. Francesco Zanotti, a cui darò quasi subito la parola, farà alcune domande ad Oreste, ha curato altri libri, essendo amico della comunità Giovanni XXIII fondata da Don Oreste, e ha curato ancora per Ancora 100 parole per cambiare la vita, un libricino molto, molto bello, sintetico, interessante sulla esperienza di Don Benzi, e Perché Dio non perde la pazienza, è un libro scritto a quattro mani che fu presentato qui lo scorso anno. Un cenno alla esperienza di Don Benzi, nella quale questa ragazza, una giovane comune come tanti sono qui al meeting e come tanti troviamo nelle nostre città e paesi italiani, ha iniziato la sua esperienza nei primi anni 60, anzi prima, dà vita a un movimento educativo per i preadolescenti con famiglie problematiche negli anni 50. Nei primi anni 60 organizza dei campi, dei ritrovi, delle convivenze ad Alma di Canazzei, che diventerà come un punto di riferimento nel cammino di questa esperienza. Nel 68 si uniscono a questi gruppi anche ragazzi con difficoltà psicofisiche. Ha così inizio la fisionomia di quella che è l'associazione Papa Giovanni XXIII, che si occupa di molte forme di disagio, e la costituzione di case di accoglienza, case comunità, dove anche l'aspetto dagli anni 80 della terapeutico e di accoglienza sul problema della droga ha inizio. Questa esperienza è in moltissimi punti in Italia e si è diffusa anche all'estero, fino in Cina, non cito i paesi perché sono molti. Ma il cuore di questa esperienza è, guardando anche al tema del meeting, come ha detto proprio ieri il Papa, è la proposta del fatto di Cristo come un fatto che riempie tutta la vita in tutte le sue dimensioni. Ed è forse questa l'origine della bellezza di questo libro, di questo diario, di cui iniziamo subito a discutere attraverso Zanotti. Grazie. Grazie, grazie a tutti, benvenuti. Niente, io ho solo raccolto e riordinato queste edizioni, questo diario per la casa editrice Ancora di Milano. Il materiale l'aveva raccolto negli anni precedenti Don Oreste, a cui va dato atto di questo, che non ha voluto disperdere nulla del patrimonio lasciato da Sandra. 23 anni vissuti intensamente, a ritmi vertiginosi, perché non si poteva sprecare nulla della vita, non si può sprecare nulla della vita. Faccio presente che l'associazione Giovanni XXIII ha un suo stand qui al meeting, al padiglione B2, sulla vita nascente, uno stand sulla vita nascente. Fra l'altro, su una vita nascente abbiamo un mezzo progetto in testa, io ed Oreste, per fare sempre un libretto sull'aborto e su tutta l'attività dell'associazione Papa Giovanni XXIII. Allora, darei la parola per una brevissima introduzione a questo diario ed Oreste, poi ti interrompo per tenerti nei ranghi con qualche domanda, va bene? Ecco, se ci introduci nel cammino di Sandra. Anzitutto un grazie di cuore. Poter parlare delle nostre sorelle, dei nostri fratelli, che sono tanto vicini a Dio,
diventa necessariamente una gioia, perché in tutti noi c'è un bisogno potente e prepotente di essere vicini a Dio, perché solo nella misura che si è in Lui, allora prende significato e colore. Dio è proprio come la luce che dà il colore a tutte le cose e la comprensione di tutte le cose. Ebbene, per Sandra dico alcuni solo i concetti fondamentali. E il segreto di Sandra è questo: per lei Dio è persona, scontato per tutti, ma non bisogna vedere il grado con cui viene conosciuta, vissuta questa vicinanza, questa presenza. Lui è persona per lei e quindi è come uno che è continuamente nella sua vita e lei che si sente nella sua vita, per cui c'è un dialogo interiore provocato da tutti gli avvenimenti ai quali lei è presente. È come non il punto di riferimento, ma colui al quale, verso il quale si alza lo sguardo in ogni situazione, quando due camminano veramente insieme, anzi sono l'uno nell'altro. Questo è il segreto profondo di Sandra. Questa presenza di Dio a lei l'avvolge, lo vedrete nel diario, l'avvolge e la prende, e per lei tutto diventa un qualcosa che viene vissuto insieme con Lui, in riferimento a Lui. Anche i momenti bui, i momenti oscuri, i momenti in cui si chiede il perché, i momenti in cui lei non riesce a comprendere il perché, ma si mette immediatamente in Lui. Perché ciò che conta, più che la spiegazione del perché, è Lui che vive con lei. E allora lo conoscerà, lo riconosce sempre di più. Poi l'altra realtà per lei è Cristo Gesù, che esiste ed è la contemporaneità di Dio alla storia. E c'è solo Gesù per lei, fin da piccola questo, fin da quando l'ho conosciuta, sui 12 anni. Assieme alle sue amiche, perché formavano un gruppo di ascolto in mezzo alle quali io ero tutti i lunedì nell'incontro, e poi dopo hanno preso le loro vie, i loro cammini, e sono tutte impegnate oggi sempre nel cammino col Signore. Ebbene, lei era proprio trainante, e Gesù era la ragione della vita e anche colui che dava significato a tutto il suo agire. Questa centralità di Dio e questa visibilità di Dio in Cristo Gesù la portava quindi all'immergersi nella preghiera. Lei, quando si trovava a Trarivi, dopo vi spiego brevemente, pochi minuti, ma si alzava sempre presto la mattina e poi andava in mezzo ai campi, in una delle nostre comunità terapeutiche, e trascorreva presto, ancora al buio, e trascorreva una o due ore, e quando Luca, il responsabile della comunità, le chiedeva: ma dove sei andata? E lei rispondeva: laggiù, laggiù, e teneva la Bibbia in mano e passava il suo tempo. Anche suo zio Don Giuseppe, che è qui presente, la trovava la mattina presto in chiesa, quando ancora era buio, in meditazione, seduta a terra e in atto di contemplazione. Era immersa nella preghiera, anzi la preghiera come tempo in cui lei si donava totalmente al Signore, e poi la preghiera che si trasformava in unione con Dio quasi come modo di essere, come dimensione di vita. Però mentre si immergeva così, sempre più poneva tutta la sua vita su questa terra, gente che abita nel cielo ma che opera sulla terra. E quindi lei ha avuto un momento di fascino grande quando ha scoperto Gesù povero, che è uno degli aspetti della vocazione della comunità. Povertà intesa non come limitazione o privazione, no, ma povertà intesa come pienezza, per cui essendo pieno di Dio non hai dei buchi nel cuore e vai allora di luce in luce, di gioia in gioia, anche quando c'è il dolore, il tormento, perché tutto prende significato da Lui. Allora lei tutto il suo tempo che aveva libero
e dallo studio, era studentessa di medicina, lo dava prima ai poveri andandoli a cercare a domicilio, poi secondo nei campi estivi, nei soggiorni, per dare una vacanza a chi non l'ha, poi ancora di più profondamente quando abbiamo iniziato le comunità terapeutiche nell'80, lei prima a Dicea e poi a Trativi donava totalmente a se stessa. Nel medesimo tempo però lei ha avuto un momento drammatico quando ha dovuto decidere se andare all'università o no, e ricordo che venne da me, fu una discussione profonda, lei desiderava immergersi totalmente nei poveri, lasciando anche l'università, ma io le dissi no, non ci sono i segni, il segno è che tu vada avanti e diventi medico e intanto viva tutta la tua vita immersa a loro. E però... Don Oreste, a pagina 35 forse c'è la risposta a questo grande dilemma di Sandra. Se Dio è l'Emanuele, il Dio con noi, non si deve e non si può avere paura di nulla. Sì, per lei era questo, perché no, quando per lei non c'era nulla per cui valesse la pena di vivere, no, al di fuori di Gesù. Quando allora tu vivi in Lui, non puoi aver paura di nulla. Lei ti dice, sempre in quel brano, ti dice anche se c'è da dare la vita. Se cioè mentre tu ti doni, la tua vita viene consumata, la morte, qualsiasi cosa, perché dove Lui non lo perdi mai, in poche parole è questo. Se io sono in Lui, che è la cosa più importante, allora tutta la realtà creata, le situazioni, gli avvenimenti diventano non prove ma opportunità in cui io misuro la mia relazione con Cristo, non diventano difficoltà ma sono inviti a fare dei passi in avanti. Per questo non c'è paura, perché come dice Paolo, la stessa cosa, e qui siamo nei momenti in cui chi mi separerà dall'amore di Cristo, certo. E lì è il superamento del limite e il vivere l'infinito nel limite, per cui non c'è altra cosa che possiede il tuo cuore. Ma questa è esperienza per tutti. Credo che questa esperienza, sono sicurissimo, se ve lo chiedessi a tutti voi, che direste che è vero. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò? Questo è il vero problema profondo. E allora in questa luce superi tutti i problemi. Lei era l'immagine della gioia. In realtà, vederla e amarla era la stessa cosa. Ma perché? Non era impegnata da nessuna cosa. Viveva il suo fidanzamento in una spiritualità altissima. Capisci? Allora, tutto è vostro, dice il Signore, nella misura che Lui è tutto in voi. Don Oreste, ad ascoltare spesso la televisione, tanti personaggi pubblici, si sente sovente dire che molti hanno fede, credono in Dio. E per Sandra, a pagina 56, la fede è credere a una persona, a Cristo. Non si tratta di un fatto astratto, così sentimentalistico. Cosa vuol dire aver fede oggi? Sì, la fede è una relazione. Ecco, è una relazione. L'inizio di questa relazione, per Sandra, viene da Gesù. È agganciata da Lui e lei risponde a questa relazione sia nella buona e nella cattiva sorte, nella tribolazione e nella gioia, e nel successo e nell'insuccesso, perché queste categorie saltano per aria, vanno via, rimane un'unica categoria, è uno spazio dove si sviluppa il tuo amore, il dono di te, per cui è persona, camminiamo mano nella mano, tutta la sua spiritualità è profondamente radicata questa, una relazione vitale tra me e Lui. Nel diario traspira continuamente. Ecco poi l'immersione nella preghiera, nell'orazione, come momento per fare il pieno nella tua esistenza. C'è una, lei parla di una armonia dell'essere e della persona. Questa armonia è da colui che è tutto diventato per lei. C'è solo Gesù. Poi l'attualità del diario di Sandro è incredibile, quando a pagina 17 dice, data 7 giugno 77, la nemica più grande dell'uomo è la noia. Quanto è vero oggi per tanti giovani, Don Oreste? Sì, e lei era proprio l'immagine di una serenità profonda, la serenità di chi domina gli avvenimenti e non si lascia prendere dagli avvenimenti. Ma perché non li domina? Perché ne ha scoperto e ne scopre il significato. Se tu chiedi
Che cos'è il tempo? No? Perdona, qui una piccola digressione. È la distanza fra il punto di partenza e il punto di arrivo. Se non c'è il punto di arrivo, queste, noi viviamo con i nostri giovani tossicodipendenti da ben 24 anni, un settore no. Se non c'è questo punto d'arrivo, non c'è il punto di partenza. Allora la persona dentro di sé ha dei conati fortissimi verso l'infinito, in tutto e per tutto, ma non sa. Allora si rigira su se stessa e arriva al punto di una noia senza fine perché non c'è il significato. Allora distrugge la sua vita. Qual è il regalo più bello che Sandra faceva a tutti quelli che stavano con lei? Ho detto vederla e amarla era la stessa cosa. Ebbene, qual era il regalo che faceva? Non che facesse coscientemente io devo dar questo e quest'altro, no, era. È quell'essere continuo, per cui tu rimani affascinato quando vedi una persona che è libera dal contingente ed è entrata nel mistero di Dio. Per cui scaturisce sempre uno stupore. Ecco, a pagina 20 dice ancora, datata 27 febbraio 78, non finirò mai di stupirmi. E si stupiva davanti a un tramonto, davanti al mare, davanti alle montagne, perché aveva un cuore semplice. Chi era Sandra? Perché in lei lo stupore era questo. Non era l'ammirazione di una cosa nella cosa, ma leggeva ciò che in quella cosa era presente di lui, l'infinito. Cioè, io lo vedo specialmente nel mondo dei giovani, anche oggi, c'è un bisogno enorme di incontrare la persona sul cui volto vedi la luce del Signore. Lei aveva questo. Questa luce, che non l'hai per un proposito che fai, ma l'hai per un modo di essere che hai imbroccato, la pienezza. Diceva ieri il Papa, no? Nel Cristo è il progresso della storia, ma se non c'è Cristo, io vedo che noi, più che la storia, facciamo le nostre storie. Lei non faceva le storie, ma faceva la storia. Se lo leggete nei suoi giovani anni, tu lo vedi? D'onore, sempre a pagina 20, ogni attimo merita di essere vissuto e se si dovesse morire varrebbe la pena anche di perdere la vita. La fede coinvolge tutta la vita e si è in tensione fino alla meta, come dice il titolo anche del meeting. Sì. Non si spreca neppure un attimo. Perché quando hai trovato il tutto, vivi il tutto nel limite e in tutte le cose. Hai sempre una speranza. Non sei un facchino, ma diventi un innamorato di Dio. Aveva anticipato il meeting di 20 anni. Cioè il problema per noi è di non essere facchini, facchini di Dio, ma innamorati di Dio. Allora nell'innamoramento sei totalmente nell'altro, l'altro in te, e trascendi l'istante perché sai che ti porta sempre verso di Lui. No, mi pare però sono cose molto semplici, o no? Molto. L'importante è viverle. Lei è stata proprio guidata dal Signore in questo cammino. A pagina 62, il 28 gennaio dell'83, scrive ancora Sandra, il Signore ti dice andiamo quando meno te lo aspetti. Aveva 22 anni. Come si fanno a scrivere queste cose con una serenità d'animo così, don Oreste? Sì, infatti tu trovi. Possiamo leggere questo brano? Pagina 62. Sì. Cioè tu vedi... Oggi ho parlato... Lei diceva così per un grazie continuo che era in lei. Allora tu vedi il 6/3/1983, un anno prima di ritornare al Signore, grazie Signore perché ci sei, perché sei vicino a me, perché mi metti intorno gente così meravigliosa. Vedi, c'è la preghiera trasformante. Quando tu ti incontri con la persona, ti incontri con i suoi limiti. Se ti incontri nel Signore, con la persona, ti incontri nel Signore, allora vedi che anche colui che, mettiamo come abbiamo nei nostri centri, nelle nostre comunità di accoglienza immediata, persone, noi ne abbiamo 250 persone che vengono dalla prigione e all'estero, in una casa abbiamo due. Uno che ha ucciso 4 persone e l'altro ne ha uccise 5. E quando ti dice io ho solo voi, allora in quell'istante tu capisci
che sei come una mamma che non dice mai Dio, se il figlio ha ucciso non dice mai mio figlio è un assassino, ma dice mio figlio ha sbagliato, e che vedi tutta un'altra prospettiva. Si dice che la madre stravede per i figli, non è vero, è che la madre vede nei figli che ama quello che coloro che non li amano come lei non riescono a vedere. C'è un'intelligenza d'amore. Sandra respirava in questa intelligenza d'amore, per cui vai a cogliere là. Gli uomini si combattono tra di loro perché non riconoscono se stessi, perché si fermano su ciò che fanno, non su ciò che sono. E beh, lei era così, in questa luce. Se tu vai nelle nostre comunità, tra rivi, penso quanti anni sono ormai, 20 anni che lei è ritornata al Signore, ancora c'è tutto il fascino di lei. A Trarivi, lì, quella comunità dove lei ha dato a se stesso, luce in luce, e il raggio di luce rimane. Questo è il grande dono. Ma se tu senti le parole ancora, dice, perché mi metti in cuore, no, perché mi metti intorno gente così meravigliosa. In un'altra parte del diario, che però non ho ritenuto opportuno di mettere, c'erano le persone, lei rimaneva molto colpita. Quando vedeva, non vedeva la gioia in una persona che vedeva un'altra persona che faceva il bene. E lei scoppiava di gioia e l'altra persona non gioiva e si chiedeva, ma perché? Hai capito la libertà? Gente così meravigliosa, perché mi metti in cuore una dolcezza così fantastica. Grazie perché ti amo, perché so che tu mi ami, perché ti vedo nella mia gente, nella gente. Grazie, Signore. Diventare adulti, saper vivere con gioia. È la caratteristica più profonda dei. Sandra è una giovane, giovane davvero. A Sandra dava fastidio anche l'ipocrisia. Infatti dice, c'è inflazione di buoni cristiani. Il mondo invece ha bisogno di santi, di testimoni, di testimonianze come queste, forte, anche come quella del meeting. O no, donoreste? Certo. Il mondo ha bisogno di testimoni. L'anno scorso abbiamo scritto i santi della porta accanto, no? Cioè i testimoni, tanti cristiani, milioni di cristiani che tengono in piedi il mondo. Cioè, gli uomini hanno bisogno di vedere sempre irradiare la speranza. Di questi ha bisogno. Cioè, che ci sia gente che apre alle possibilità. Se tu vedi c'è un passo bellissimo del come lei scopre Dio, che non è un Dio burbero, un Dio che pone dei limiti, ma un Dio che ti lancia continuamente, sempre in un oltre più grande. Mi ha leggerlo molto attentamente. E tu vedi questo anelito, che era tanto semplice, perché così profondo, perché il massimo della profondità è il massimo della semplicità. E allora ecco che lo respirava. Proprio ha bisogno di gente santa, e non però per ammirare, per stimare, per che so io cosa fare, no, ma gente che suscita la speranza. Lei era una di queste, suscitava la speranza. E aveva anche le idee molto chiare, perché a pagina 79 scrive ancora, la Chiesa è la risposta alla domanda su dove incontrare Gesù, dove incontriamo oggi Gesù. Sì, tant'è vero che lei c'è un passo, si meraviglia, perché i vari movimenti, le varie realtà ecclesiali, nella scuola, lei operava nella scuola, e li avrebbe voluto vedere più vicini, più assieme, per irradiare il volto della speranza, tutti insieme, ognuno nelle loro originalità, però il bisogno di irradiare un qualcosa di oltre, cioè, perché era proprio molto attenta a questo, ed è oggi il tempo di oggi che ci si incontra in una comunione piena, in una vita secondo il Signore. Questo è il grande dono dei tempi di oggi. Credo che la Chiesa crescerà sempre oltre. Dire Chiesa e dire Gesù è la stessa cosa, perché siamo le sue membra e formiamo. Lui è il capo, noi siamo le membra, noi siamo un tutt'uno con Lui. Cristo è una realtà, no? Comunicata, partecipata e diffusa, ma è un popolo unico in cui l'unione è tanto profonda quanto sono le originalità, e la gioia di vivere è tanto grande
quanto è la gioia di ognuno che compie quella che è la sua missione. Lei in questo lo sentiva, lo vedete dal diario stesso. Bene. Proseguendo questi temi molteplici, dire due cose che mi hanno colpito di questo diario. Una è impressionante la vita come tensione di questa ragazza, una tensione continua che inizia in un'età straordinaria, cioè verso gli 10, 11, 12 anni. Però ecco, nello stesso tempo riflettevo che la straordinarietà non sta tanto nella smisurata profondità di certe parole, quanto nel fatto che se ci guardiamo attorno, i nostri stessi figli o i ragazzetti che incontriamo hanno questa possibilità di iniziale esperienza in loro. Quindi è come una conversione nostra continua nel modo di guardare la realtà della persona. E che sia una tensione lo testimoniava anche quando aveva trovato un impegno. Il tempo libero estivo lo usava per aiutare gli altri, i poveri. Io credo anche in una dimensione, non solo aiutare gli altri in senso generico, ma credo anche condividere in situazioni anche abbastanza precarie, penso. E però la centratura, sentite quando dice appunto che la vostra comunità, anche la vostra esperienza, non è fondata su un aiuto agli altri generico, come peraltro è già stato detto. E qua c'è proprio, ed è un'intuizione originale della persona, perché sono anni, è il 78, quindi è del 61 sta ragazza. Dice, teoricamente ho dei bei modelli di vita, quelli che vedeva, ma sono praticamente zero. Dunque, ora si tratta di una cosa sola, scegliere. Cioè, anche quando si ha un modello, tu devi scegliere qualcosa. E dice, sì, scelgo per i più poveri. Ora è troppo facile, non serve a niente se poi quando esco dal luogo dell'impegno tutto è come prima. E allora dico, scelgo te e basta. Non ti prometto cose assurde, ti chiedo solo un po' di aiuto per cui io possa dire scelgo te. Cioè il desiderio è realmente per la meta, cioè per la cosa ultima. E questo mi ha impressionato, perché vuol dire che a livello anche educativo della tua esperienza, insomma, è centrata su questo, è centrata sul punto originario ultimo. E l'altro aspetto è quello appunto che della tensione che dicevo, Signore, cosa vuoi che io faccia? La domanda sempre, ovunque. Qual è stato il mio errore? Ho sempre postulato questa domanda pensando al domani, cioè al futuro, cosa devo fare da grande, o cosa vuoi che io faccia da grande? Al domani così labile e incerto persino nel suo esistere. Ecco il mio grosso errore. È nel presente invece che devo pormi questo problema. Questo è molto interessante, perché il presente è realmente tutto, cioè il desiderio, l'esigenza dell'umanità e della comprensione di tutto il reale è un fatto del presente. Ecco, volevo chiederti, questa è una generazione degli anni 60, sì. 61, mia generazione. 68. Avevamo 7 anni, sentivamo l'eco di rumori e anche tanti discorsi però sono rimasti. Ecco, oggi nei giovani che incontri, appunto accennavo che la straordinarietà non sta solamente nella profondità di una certa età che questa ragazza esprime, quanto nel fatto che è proprio così e che a un certo punto c'è la possibilità che si realizzi questa profondità e che cresca, così come mi ha colpito che la scelta dell'università è stata indicata, no? Cioè sì, di star dentro perché sei parte di un tutto. Ecco, come trovi oggi ma la differenza tra la situazione delle persone? L'ho proprio vissuta al liceo, io ero insegnante di religione, e ho vissuto tutto. La differenza è che allora le idee massimaliste diciamo aggregavano folle enormi di giovani, capito? Bastava che si dicesse ma, vero? I tre ma famosi che muovevano le masse, Mao Zedong, Marcuse. E poi adesso la differenza è in questo,
che i fatti, la vita, che contiene idee, aggrega i giovani di oggi. Oggi, e qui era, lei lo viveva questo, il problema, non so se cosa ne dite voi, ma per me, come per i giovani, il problema non è il male che è nel mondo, il problema è il bene che manca nel mondo. Cioè, i giovani ci stanno, una volta bastava gridare contro, e tutta l'educazione è venuta, un educare contro per poterli strumentalizzare e poi arrivare ai propri scopi, i grandi. Oggi no, oggi non beccano più in quella maniera lì. No, oggi invece vedono, ecco, sono i fatti che contengono le idee le idee ferme, piene, e libere e pure di una libertà che soltanto Dio può dare. Questa è credito da tutte le parti, sia che tu vai in discoteca, nei pub, dove vai, nei rave, dappertutto. E bisogna distinguere la persona. Allora ecco il grande problema. Come faceva Sandra, correva da tutte le parti, diceva alla sua mamma che la rimproverava perché era sempre fuori, e lei diceva: ringrazia che Dio ti ha dato una figlia che dà tutta la sua vita per la società, capito? Però immersa nel Signore. Anche oggi il problema è là dove manca dove c'è il male, vuol dire che manca il bene. Si può riportare la vita se noi portiamo il bene. Lo ripeto, secondo me il problema non è il male, il problema è il male, è il bene che manca. E un bene portato avanti come popolo, nelle originalità di ognuno, ma insieme. Se il mondo potesse esprimermi con un grido, sono certo che direbbe, come mi hanno detto, voi solo cristiani, no? Adesso sarebbe lunga raccontarla, ma proprio in Israele, voi solo cristiani potete dare il perdono, capisci? Vorrei finire con le parole che lei ha scritto alla vigilia dell'incidente che ha avuto. Lei è così. Noi, come Papa Giovanni, stavamo facendo una 3 giorni generale della comunità, eravamo pochi allora, e lei arrivava, era iniziata appena l'adorazione, prima degli incontri, e lei stava arrivando in macchina, e appena è uscita dalla portiera, assieme a Elio che era di dietro, e una macchina l'ha investita in pieno. Pensate, era proprio condotta da un tossicodipendente. E lei è stata la prima ad essere investita. E poi, subito dopo, Elio. Tutti e due sono entrati in coma. Mi ricordo che proprio le tenevo io il capo dentro la macchina mentre andavamo a velocità altissima all'ospedale di Rimini, no? Da Torre Pedrera, dove eravamo, non si è più ripresa dal coma. Elio invece si è ripresa, e il giorno prima aveva scritto: non è mia questa vita. Pagina 71 per chi ha il libro. Sì, volevo leggere anche un pezzo bellissimo. Ti ringrazio Dio, che è poco prima, ma lo leggerete voi. Non è mia questa vita che sta evolvendosi, ritmata da un regolare respiro che non è mio, allietata da una serena giornata che non è mia. Non c'è nulla a questo mondo che sia tuo. Sandra, renditene conto. È tutto un dono su cui il donatore può intervenire quando e come vuole. Abbi cura del regalo, fattati, rendilo più bello e pieno per quando sarà l'ora. E l'ora era il giorno dopo. Grazie di cuore. Sì, per concludere possiamo anche usare una frase di Giovanni XXIII proprio, che diceva, che usammo anche per una festa a Milano, che la vita è la realizzazione del sogno della giovinezza. La giovinezza è questa sete di compimento che si preannuncia già
nei primi momenti della vita consapevole di una persona, e che questo si compie e si sviluppi è veramente la testimonianza di migliaia di persone nel mondo. E questa storia che si svolge tra Misano Adriatico e Rimini, cioè nelle contrade qui attorno della Romagna, è di straordinaria ampiezza e universalità. Quindi è un libro che vogliamo leggere e consigliamo. Possiamo trovarlo qui all'uscita della sala. E grazie ad Onoreste, tanti auguri in comunione per la tua opera e missione. Grazie.